I progressi sono stati fatti negli anni, sono stati fatti sul fronte delle emissioni dei settori industriali. Abbiamo ancora una forte emissione carbonica dei fabbricati, poi è una grande area agricola. Noi passo per passo dobbiamo arrivare a decarbonizzare sui fabbricati, sui veicoli e naturalmente poi modernizzare il sistema agricolo. Con che tempi c'è possibilità di un maggiore coordinamento delle regioni di questa zona? Guardate, io ho visto le regioni ieri, la giornata di giovedì ho visto Regione Lombardia, Regione Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, proprio per aggiornare i piani rispetto all'accordo del 2017 e creare le condizioni per evitare un'infrazione anche a livello europeo, perché c'è anche una parte, diciamo, burocratica e giuridica. È chiaro che la previsione dei tempi è legata alla capacità di diventare più moderni in agricoltura e di intervenire sulle case e sui veicoli naturalmente. E la valutazione dei veicoli sono competenze regionali e competenze statali, perché in alcuni casi ed è un fatto anche di rilevanza economica, perché se pensiamo che in Italia sono 42 milioni i veicoli, abbiamo ancora in Italia circa 2 milioni e mezzo di Euro 1 e Euro 2. C'è un'azione che è legata alla capacità di ricambio. Il nostro parco veicoli è un parco veicoli molto vecchio, siamo su medie che di 14-15 anni. Quindi potreste mettere delle risorse per fare questo ammodernamento? Ma le risorse sono legate alla capacità del bilancio dello Stato anche. Quando mi si chiede perché in Italia lo sviluppo dell'elettrico è inferiore a quello tedesco, la risposta è anche: ma perché per un salario medio tedesco ci vanno 3 anni di salario per comprare l'auto elettrica, per il salario medio italiano ci vanno 5 anni per comprare l'auto elettrica. Automaticamente la questione non è di tecnologia, di volontà politica, ma è complessiva di livello di paese sotto l'aspetto economico.